Eccolo. Non lo sto organizzando una festa, quello. Manco lo conosci. Vero, per il compleanno. Guarda quante volte dicevo, ne mettiamoci a parlare, ne. Ma Carlotta è andata nelle miniere cilene. Madonna. Guarda che piedi. Piedi neri. Lei è diventata Floriana. Vero, Floriana è il Grande Fratello. Ho capito. Lei ha fatto un progetto su Premiere, non ha salvato. Oddio. E adesso deve ricominciare tutto a capo, è un casino. Mannaggia. Sto per iniziare a piangere pure io. Quando non salvi su Premiere. Eh sì. Carlotta viene chiamata per un'ultima volta nel pinnetto. Il frenato perché comunque tenga lei. È detta come persona è una ragazza, mi piace, non è che sta tipo no. Ma che cosa vuol dire? Ma sono i discorsi che fai di una che dici, boh, sì, è una che conosco. Non è brutta, mi piace. Ma è la sua fidanzata. No, sta parlando di Benedetta adesso. Ah, è vero, c'è scritto sopra. Ma no, mi hai preso malissimo. Ah, stavate pensando, stava parlando di Carlotta? Sì. Che non tornava. No. Scherzavamo, ridevamo. È normale che poi, se fosse ci stavano dei cani, cazzo, come so, non te lo so dire. Sì, ma sei comunque fidanzato, zio. Ecco. Perfetto, la festa è di compleanno. Non me l'aspettavo zero. Ma ci hai pensato tu? Sì. È strano di fare queste cose con la fidanzata. Inizia a grattarsi ovunque, ad avere dei tic. Che è? Sì. Cosa stanno facendo? Che modo è di tagliare la torta? Ma dentro di me già sapevo che se volevo... Io un po' prima comunque. L'occhio cos'è? Se volevo approcciare con te, approccio molto bacio. Guarda. Sì, quello che cala un po'. Cioè, in senso, quando... ti ho visto che eri una bella ragazza. Compra una vocale, Nello! Al momento in cui mi metto in testa una cosa, cedi per forza. Cammino, dai, ma che farfallone. Ma cosa, raga? Lui è 00 Nello. L'uomo... Lui è l'uomo che non deve chiedere mai licenza di scopare. Non decidere. Che è? Potrebbe essergli andato lo scroto di traverso. Occhio. Se lo metto in testa, magari ti stacco te. In questo momento, stai con me. Guarda come rigira la frittata. Vabbè, sempre lì. Era una giornata di pioggia. Sì, c'era Mirko e Giuliano. Incontrano Nello per caso. Mirko e Giuliano. C'era pure Mirko allora. Voleva stare lì, sono cazzi suoi. Vabbè, Mirko. È Benedetta. È maledetta. È maledetta Benedetta. Deficiente. Tira i tic-tac. Sai qual è il pesce preferito di Nello? Oddio, aiuto. Io lo so, il nasello. Il nasello. Basta. Vorrei sapere che sensazioni ti ho fatto provare. E lì è salita. Vorrebbe fare altro, ma non può. Ci sono le telecamere. Po' Monello. Nello, potrei iniziare e non finirlo più. E poi si sono trasferiti. Aspetta la gavetta. Mio padre c'ha. Ma lui sta usando la lingua dei piedi. Invece la lingua dei segni coi piedi. Si sono conosciuti giù. Guarda. E no, mia madre sono partiti. Sono partiti. Con camion. Il camion si fa così. Il camion. Con un camion. Nel gioco delle ombre. Guardate quanto sono povero. Dice fai lo youtuber, fai lo streamer. Guardate quanto sono povero. Oh! E niente, Stefania riesce comunque a fargli male a prescindere. Scusami, stafava. Sempre più convinto. Di cosa? Ok, vabbè, arriveremo a questo palo comunque con le cole dei chiari. È entrata con una maglietta e esce con l'abito. Garmin se pesce, sei un coglione arrapato. Cazzo da tatuare una cosa del genere. In latino lo scrivo. Aspettiamolo, ok? Ok. Ok. E da dove arriva adesso? Da là. Eccolo. Guarda. Che arrivo. Che tronco. No, ma ti spiego. A parte tu sei un mostro. Ok, veramente non ti conosco. Buttati 6 anni al cesso. Perché? Ma che fa, raga? Ma che ha fatto? Ha iniziato così, tu sei un mostro. Signori, ho una sensazione. Potremmo assistere al più grande tour de frittat della storia di Temptation Island. Attenzione. Mi sa che lui è uno di quelli che nega fino alla fine, quelli che piacciono a noi. 00 Nello, noi. Missione tour de frittat. Perché? Che hai fatto, ne? Che ho fatto? Che ha fatto schifo, come al solito, ha fatto schifo. Ti ha preso benissimo. Lui deve ripetere tutto quello che dice lei. Sì, è lì. Tipo...
Sto stronzo. Lì la soluzione. Ma io. Ma tu sei andato con quella? Io sono andato con quella. Motivo, posso avere il video? No, perché lui intanto è capace. Voglio vedere i video. Infatti. Lui non sa come si è messo, non sa dove mettersi. Però se voglio la nel senso quanta te che ci serve? No, ma ti spiego. Dove sta? Dove sta Nello? Dove sta fuori? Fuori dove ce l'hai? Dove ce l'hai? Blocca. Lui va avanti, lui. Non gliene frega niente. Dove ce l'hai? Era una frase dei circostanze. Ma che di circostanze? Sì, era per ambientarsi. Comunque è vero, l'avevamo commentato uguale anche a noi. Erano quelle frasi che fai quando per ti fare trovi nel gruppo di zoticoni. Ti voglio dire una cosa, no? 20 giorni là dentro, ho sempre pensato a te. È il compleanno di ieri, era mio allora. Aspetta, grazie. Aspetta. Perché tu a me non mi conosci, io ti ho rispettato. Sì, ti conosco, so che sei un coglione, ecco perché. Madonna, questo è un falò, fuoco e fiamme. 00 Nello. Poi ti sei reso conto e ti piace e potevi cascare, allora ti sei ricordato e c'era. Non mi tocca. Scusate, devo andare a prendere l'acqua, non voglio perdermi neanche mamma un secondo mia. In questo capolavoro. Ma Carlotta, ma sono stato 15 o 20 giorni a pensare a te, ma che stai a dire? Ma sempre pensato. Ma raga, ma voi non. Ma lo si notava nello sguardo. Ma infatti voi non avete capito niente. Guarda che io sono matto, eh. No, è mandato avanti. Sei capace almeno a mandare indietro? Indietro. Ma cosa sta succedendo? La tua coerenza, questo. Ah, è andata avanti veloce per saltare sto pezzo. Nello. Non mi toccare. Nello! Senti se tu mi vuoi o meno, capito? Lo senti? Cioè, se mi vuoi vicino o no. Certo. Vedi, sei un c***o. Oh! Carlo, ma che c***o voglio? Voglio te, ma tu vuoi capire o no? Ma che c***o sei di? Che c***o vuoi che gli ridevi davanti? Ma Carlo, ma stavo a giocare, Carlo. Stava giocando, raga, ma voi se veramente, ma sempre che partite prevenuti, lui stava giocando, GDR, gioco di ruolo, lui stava interpretando. Senti, mi fai vedere pure i video sua, per favore? No, vediamo. Ho fatto il discorso 100 volte là dentro, che non era per le telecamere, se mi prendeva, non stavo a pensare alle telecamere. Andiamo avanti, vediamo quanto ti prendeva, va avanti. Sei bellissimo. Ci credo. C'è una poppa da fuori. Ho fatto ridere. Comunque tutto il discorso suo. Attacchi. Sei bellissima. Quanto ti vuole del biliare. Carlo, sto pure a scherzare. Guarda, è zitto. Schifo. Lui è bloccato. Non sa assolutamente come rispondere. Carlotta, stavo pensando a te. Noi siamo Barbie e Ken. Tornai dentro la scatola, dentro il giocattolaio. Boh, lei top. Lei ha vinto il programma. Vinto. Sarò bravo a fare altre cose. Ma non mi provochi. Vabbè, lei mi provocava a me, io provoca a lei, ma è per gioco, mi sono messo alla prova. Ma cosa vuol dire di gioco? Ma lui si è messo alla prova e non viene neanche apprezzata ma questa cosa qua. Ma veramente, Madonna prevenuti, mia, prevenuti. Sì. Se mi lascio Carlotta dopo la... Sarà dopo, magari no, però... Vado a caccia, raga. Ah, tu hai cinghiale. Sì, dopo domani sto con Benedetta. E te che hai fatto il giorno... Blocca subito. Aspetta, ma tu non devi... Però non devi vedere questi discorsi. Non devi domani sei lì. Libro di favole e pare. Da domani sei libro di favole e pare. Ma non vedi quanto mi sono dimagrito questa. Ma sti gran cazzo. Dai, raga. L'avevi notata questa cosa? Sì. Io ho visto un po' deperito perché non mangiava tanto perché pensavo ansia, sempre a lei e mancava Carlotta. Ansia e depressione per Carlotta. Esatto, io l'ho notata questa cosa. Io sono capito che ero innamorato di te. Esattamente quando è che l'ha capito? Secondo me da subito si vede. Non ho mai fatto niente. Qua la probabilità che esci fidanzato è una su un milione. Madonna, montato veramente ad hoc. Ti spiego, stavo dimagrendo, avevo fame. Stavo a dormire. Sì. Mi conosci bene, Carlo. Ero convinta di conoscerti. Vabbè, invece mi conosci bene perché non ho fatto niente di male. Non ti ho mancato di rispetto. Sì. No, cosa? Nello, fino adesso devo dire veramente perfetto. Ma perfetto per me. Non ha sbagliato. Per fare delle figure di merda. No, non ha sbagliato forse quasi nulla. Non ha sbagliato forse quasi nulla. Carlotta, te fidi di me? No. Vabbè, Carlo, dai. Abbiamo chiesto di vedere il video. Guarda il video e ancora. Continua a stopparlo lui. Pensavo di aver fatto tutto Nello, bene. Nello, ascoltami, però. Pensavo di aver fatto tutto bene. Sai cosa beve di solito Nello durante una cena? Un vinello. Io speravo non fosse quello, ma dopo cena sai cosa beve? Un limoncello. O l'amaro Montenello. Sai qual è il suo pezzo preferito della canzone? Il ritornello. Nello, l'hai mandato. Praticamente non abbiamo visto niente del video.
brava. Ma la tua tattica sta funzionando. Brava. L'ha messa in cacciare, un po' quando sei l'impostore come Among Us. Sì, inizia a parlare cercando che deve solo passare il tempo. Sono venuto qua per dirti che voglio rimediare tutto quello che ho fatto a tutte. Non voglio più io, ne. Allora che sto stiamo a far vedere a farvi. In effetti, qua c'è. Mica il dono della sintesi. Guardalo che si imbarazza. Sto emozionato. Guarda sempre la distanza che tengo. Ma dove? Beh, rispetto alle regole del governo. Ho capito che ti voglio sposare, ho capito tutto. Che cazzo devo fare di più? Noi vogliamo vedere i video, Antonio. Sì. Devo dire la verità, che il video è stato mandato avanti tantissimo, nel senso che durava tanto. Adesso. Madonna, che pro player incredibile, raga. Cioè lui ha skippato tutti i video. Sì. No, ma è la verità, sei un gran figo. Perché non aspetta è vero? Che non ho letto questo. Ma chi cazzo me ne frega a me che è un gran figo? Ma raga, ma dai, ma cosa stiamo facendo? Sì, questo lo guarda No, è perché sennò pare che ho fatto solo io il ora manda indietro per rivedere tutto giusto. Lui è veramente un paraculo pazzesco. Sì. Però ti piacciono i biondi con gli occhi azzurri. Sei biondo con gli occhi azzurri, infatti, mi sembra. Sei una persona che si può permettere di avere accanto una mano e la spegne. Cazzo, ne da questo? Ah, ti brucia, eh? Proprio nessun momento in cui ho potuto dire a bacio. Te lo posso garantire, mai. Lo sono sempre stato. Ma già il fatto che ci sia la provocazione non va bene. Vado a vedere il pinnetto e tu che dici? Se devo dire qualcosa la dico a mia sorella, appunto. Ma vabbè, quella mostra è piatta. Ma lui è sempre vabbè, ma ma vabbè, ma sì, ma dai. Io sono venuto qua per dire di sposarla. Cioè, sei capito come sono venuto? Ma ti tiro Rio Pan. Mi sono messo alla prova, devi capire. Però non sono andato mai oltre. Non sono mai andato. Vabbè, top falò comunque delle ultime due edizioni. Sì. Lei vuole la favola, non solo quel giorno io la favola non gliela posso dare. Ma è impossibile, fatemi vedere il video. Ale, ci sta. Vediamo i video, sì, sì, ce l'abbiamo. Sto male. Tour de video. Assoluti farò come ricordo, pensa un po'. Non fa vedere ad Alessia, per non sbagliarsi. Carlotta vuole la favola, però a me vede essere pure perfetto tutto il contesto. Ma no, del giorno del matrimonio, Cioè, tutta la vita. Dimmi, dove sta il pezzo? Non l'ha detto. Aveva ragione Nello. Che sono venuto qui, ho capito anche su queste cose, ho capito. Ho capito le cose del lavoro, che mi butto troppo sul lavoro. E comunque ti devo dare più attenzioni. Lei gli dice, cioè, non mi dai affetto. Ti sei buttato sul lavoro. Io ho capito che comunque non ti do mai affetto. Non sei mai presente. Vedi, ma io ho capito che non sono mai presente. Ah, io ho detto, ma io voglio, io mi metto in gioco. E io mi sto mettendo in gioco. E ti sto dicendo che ho fatto. Lui non ce la fa a parlare. Te quando entri qua non ripensi a tutto? Ma sì, qua dentro non hai ripensato. Ma che cazzo ho pensato? Ho pensato alle tette di quella, ai capelli volanti. Voglio darti tutto quello che non ti ho dato in quest'anno e mezzo. Però se tu mi dici che il vaso si è rotto per te, si è rotto, io non posso fare niente. Io più devi fare devi venire qua. Ho preso il pezzo di vaso, stai iniziando ad aggiustarlo già. A questo falò vuoi uscire con Carlotta? Certo che voglio uscire con Carlotta. No, dovrei tirare gli scotti. Nello, ti arriva una pizza in faccia. Mamma mia, poi questa quando sta nervosa. No, ma dai, raga. Ho fatto i miei errori magari a non darti più quelle attenzioni, quelle cose. E per la pulisci. C'era il vaso. Non ha capito. Lui ti sta dicendo delle cose sopra, io adesso non ce la farei mai. Non m'ha capito. Non t'ha capito nessuno in Italia, penso. Mi sono vista i pinnetti da sola, Nello, da sola. Carlotta, da sola, lo sai che significa? Da sola. Da sola? Lo volevo chiedere, non l'ho chiesto perché sennò mi dicevi che comunque non t'avevo fatto, ero senza pa. Ma che cazzo di... Non mette i verbi, i soggetti, i complementi, oggetti, un nervoso. Le frasi sono tutte preposizioni. Adesso io non ce la faccio a uscire con te adesso qua. Ma lo capisci? Ma mi conosci? E come esce Carlotta? Da sola! Vabbè, io vado via, non so. No, mi sposto. No. Non so se si può fare questa cosa. Mi sposto io. Ha mandato via Alessia. Usciamo insieme, mi dai tempo di dimostrare. Se entro un mese non ti ho dimostrato quello là che tu vuoi, mi mandi a fare. Tanto non cambia niente. Solo di parlare, di dimostrare. Ma non ti avvicino. Ma chi si avvicina? Ma tu veramente fai? Manco sulla guai. Sta ridendo. Ce l'ha fatta. Madonna, il re assoluto del tour de Frittat. The King 00 Nello, missione tour de Frittat. Mamma mia. Se fra 20 giorni, fra 15, non c'è problema. Non ce la faccio. A me ti due sono troppo simpatici. Io spero che faranno una famiglia insieme. Poi devo stare zitto tutta stasera e tutto domani. Poi dopo domani ci comincio a parlare. La conosco com'è.
Dai, come fai a non amarli quando fai? Sai cos'è? Come quando sgridi il cane. Poi lui ti guarda con gli occhioni, come fai? Sì, sì, esco con lui, però separato, non ti avvicinare, né lui. Però faccio veramente faccio i carabinieri stasera. Chiamo i carabinieri. Sì, non mi toccare. Ti arriva una bottiglia in faccia. Solo una coppia potrebbe far più ridere là sopra. Occhio. The Queen. Che fregna. Come stai? Sei sola? Perché come dunque noi c'eravamo io sola e mal compagno. Che male, com'è? Che male. Zero zero nello. Dov'è? Aspetta, magari ci fanno una sorpresa. In teoria ci dovrebbe stare Nello. Ma non lo so se si è perso per strada. Insieme, mi sono avuto invitato a casa sua. Ah, quindi sei andata a casa di Speranza? Sì. Quindi praticamente lei è andata a casa di Speranza. È carina questa cosa. E fa l'amante di Alberto. Sì, vabbè. La terza, quella della telefonata che nessuno sa. Madre! Donna, grazie amore, i fiori gliel'avrei tirati in testa. Te li ha fatti arrivare? Li ha fatti trovare sul letto. Oh! Con un bigliettino, con qualcosa? No, no, lasciamo stare. Cioè, è diventato Elisa di Rivombrosa, Nello. Cioè. Cioè, Nello scrive delle lettere che poi non capisco. Io voglio essere invitato al loro matrimonio. Ti ho scritto una lettera. Si mette a, se apre sta lettera, si mette a piangere. Amore! Che uomo, Nello. Lui veramente è cambiato da così a così. Però è pure vero che poi. Sì, sì, bene, bene. Ho ricevuto pure l'anello. No, non è l'anello. Cioè, è un anello, no l'anello. Anello! Anello! Ecco, mica facciamo così. Che bello che è! Sono già felice! È solo entrato! È ancora abbronzato! E ti commuovi pure quando leggi le lettere. Bello, amore mio. Carini, sono però molto felice invece. Oddio, stanno ancora insieme. E lei non ha il guinzaglio. Come sta? Forse è cambiato lui. Pazzesco? Lei addirittura senza burca, pazzesco. Incredibile. Ragazzi, dono della sintesi pazzesco. I due escono in Sofia, chiedevo. Ma non fatemelo rivedere ancora una volta. Ti chiedo. Ho pensato che la miglior cosa era quella di avere del tempo. Manca hai tanto. Capito delle cose? Sì, manca tanto. Ho capito. E ce lo siamo goduti per una puntata. Non riesco a farlo senza ridere. Meglio una puntata. Sei riuscito a arrivare ai meglio? Meglio? Vi siete completati. Esatto. Quindi Temptation Island è servito per fortuna. Sì. Ti vedo da solo, quindi questo vuol dire che confermo quello che è successo nel. Era lui che apriva i cassetti. Sì, lui apre i cassetti, ma li apre lui, comunque non li apre. Infatti lui sta lavorando a aprire i cassetti. Sì. Mi hai chiesto di tornare insieme. No. Perché non ti senti? Perché non voglio. Vabbè, mi resto di così. Cioè, guarda, non ne voglio parlare. Allora che sei venuto a fare? E quindi è un sì. Grazie Gennaro, comunque grazie del tuo Gennaro. Contributo. Comunque ho apprezzato tantissimo il dono della sintesi, grazie Genna. A parlare e quindi che voleva un confronto costruttivo nella nostra relazione, lui metteva sempre muri. Così ha fatto anche. Come ha fatto adesso. Gennaro comunque ancora. Muri fatti di cassetti. Gennaro ha i sogni nel cassetto. Fingiamo di essere tornati insieme perché così possiamo dire alle persone che è stato tutto finto. Io ne esco pulito e ne esci pulita anche tu. Beh, avevamo intuito già dal falò che top Gennaro... stratega, top stratega direi. Sì. Non ti fidare di quelli che aprono il cassetto. Mai! Signori, grazie a tutti per aver seguito ancora una volta Temptation insieme a noi. Quindi, potete seguire insieme a noi da martedì il collegio live e poi ovviamente verranno ricaricati anche qui su YouTube. Poi c'è Matrimonio a Prima Vista Italia. Molto, poi... molto bello. E poi chi lo sa? E chi lo sa? Beh, continua il primo appuntamento, continua un sacco di altre cose. Poi arriveranno, si spera... Arriveranno delle sorprese. Nuovi programmi.